Ciao a tutti, io sono Nenia e bentornati in questo nuovissimo video, o meglio, benvenuti su questo nuovissimo video e sul mio canale. Io mi chiamo Ilenia, ho quasi 23 anni, li compirò a marzo, mi manca poco. Vivo a Pescara, in Abruzzo. Sono appassionata di libri da forse sempre e io sono nata e cresciuta con i libri, grazie alla mia nonnina. Ciao nonna, grazie. Ho cambiato tutto praticamente di questo canale. Dal 2021 c'è una rivoluzione praticamente. Allora, dovete sapere, se è la prima volta che guardate questo video, un mio video in generale, io faccio video su BookTube da 2 anni e mezzo. Ok, quindi se mi vedete spigliato così che parlo senza un minimo di vergogna, è per questo, sono un po' più abituata rispetto a 2 anni fa, o 2 anni e mezzo in realtà, perché giugno 2021 sarà compleanno, il canale saranno 3 anni, quindi adesso sono 2 anni e mezzo che faccio video, quindi è per quello, insomma, cioè parlo spesso davanti al mio telefono da sola. Al momento sono da sola in camera mia a parlare col telefono, però mi diverto tantissimo a condividere poi questo video con voi, insomma, mi piace, più che altro perché condivido una mia passione, lo faccio prima di tutto per me stessa, cioè prendetemi per egoista, tutto quello che volete. Se io adesso parlo così è perché ho provato a fare delle prove all'inizio, quando ho iniziato io ero timidissima, quindi mi sono sbloccata, adesso faccio, parlo, dico, insomma, tutte queste cose qua, no? Che si dicono. Quando iniziate un po' a parlare, a prendere confidenza, no? E allora parlate, parlate, allora parte tutta una cosa bellissima che è BookTube. Poi potete condividere tante cose, libri, serie TV, film, ma potete condividere qualsiasi vostra passione, videogiochi, pornazzi, tutto quello che volete, forse pornazzi no, perché poi YouTube vi cancella il video perché va contro le norme. Però potete condividere qualsiasi cosa, anche in realtà i porno, se non sbaglio, comunque fa il sesso, diciamo, se non violano le norme di YouTube, se ne può parlare, cioè, regà, Rocco Tano parla di sesso su YouTube, quindi, cioè, se può farlo lui che è un pornoattore, potete farlo anche voi, insomma, se vi piace fare zumba zumba, insomma, potete condividere cose, a meno che non violino le norme di YouTube, quindi qualsiasi cosa voi volete fare, fatela sul tubo, perché vi aiuta sia a livello personale, magari se siete molto timidi, non riuscite a sbloccarvi, insomma, questo può essere un buon esercizio, può essere un buon esercizio. Non vergognatevi di quello che siete, di quello che dite, di quello che fate, fatelo perché piace a voi, poi magari perché piace anche agli altri. Quindi condividere le vostre passioni anche con altre persone che magari condividono la vostra stessa passione. Perché se non ci provate non lo potete mai sapere, quindi provate. Poi, se non vi piace, ovviamente potete cancellare, rifarne un altro oppure non farlo mai più. Nel frattempo potete pensare, vabbè, ci ho provato. Semplice. Quindi il 2021, dopo tutto questo sproloquio così, partirà a bomba perché ho cambiato il nome del canale, cioè a Book Shadow. Perché io sono fermamente convinta che in questo canale non sono io la protagonista, ma i miei libri. Perché ovviamente, dato che ho cambiato nome, gli do, diciamo, un significato molto diverso da quello che magari si può capire, dato che parlo, faccio, dico, insomma, queste cose qua. È perché, cioè, è anche filosofico, insomma, perché a Book Shadow significa l'ombra del libro. Quindi l'ombra sono io. L'ombra sono io che magari si vede con questa luce flashata lì, è la mia, però altre volte si vede meno, altre volte un po' di più, un po' nascosta, un po' no, però c'è sempre. Noi abbiamo sempre un'ombra. Io giuro non me ne vado come l'ombra di Peter Pan, giuro che rimarrò sempre qui forever and ever, per la vostra sfortuna, no? Sarò qui per sempre. A meno che io non torni dal Padre Eterno, a quel punto, raga, non credo sia permesso fare video dal paradiso, questo non lo posso sapere, perché ancora ci sono stata, quindi speriamo di esserlo il più tardi possibile. Io
amo il Signore, però insomma spero di incontrarlo un giorno, però spero più tardi possibile, no? Mettiamo le corna, anzi, altro che le incrociate, le corna proprio. Perché i miei libri sono i protagonisti di questo canale, quindi sono loro che sono in primo piano, quindi con una luce flashata magari fanno ombra, che sarei io. Quindi io sto dietro in realtà, sono un po' nascosta, un po' no, però ci sto sempre. E i miei libri appunto sono i protagonisti che appunto hanno come ombra me. Quindi appunto shadow significa proprio questo. È un po' filosofico, però io sono fermamente convinta di questo. Giuro che perché non ho le manie del protagonismo, lo posso giurare, non lo dico perché è realmente così. Perché è vero, cioè io non è un'affermazione, diciamo, del tipo no, non sono così, per dire che in realtà lo sono. Io non ho le manie del protagonista, lo posso giurare. E quindi mettiamo in primo piano i libri. Io, come dicevo prima, leggo da quando ho memoria praticamente. Ricordo, il primissimo ricordo che ho di libri è che il primissimo libro che ho letto, quindi a qualsiasi cosa per salvare un cane, aveva, e ancora in realtà, i capitoli segnati con un pennarello nero, perché io forse avevo 5-6 anni all'epoca e segnavo appunto con il pennarello i capitoli che avevo letto, quindi segnavo tutti. Forse in realtà non sapevo neanche ancora leggere, ho avuto 5-6 anni, poco prima di andare a scuola, e poi quando ho imparato a leggere l'ho letto veramente. Questo lo posso giurare. E che posso dire in più di me? Non lo so, sinceramente. Io vi consiglio di guardare magari i video che sono nella playlist miei preferiti, perché lì ci sono veramente miliardi di video che ho fatto dove parlo di me. Magari vi posso dire qualcosa, vi posso anticipare qualcosa. E ho iniziato a leggere grazie a mia nonna. Grazie nonnina, ciao! E i miei libri preferiti sono principalmente fantasy, anche se crescendo ho imparato a leggere anche altro, proprio principalmente fantasy. E ho conosciuto l'urban fantasy, fantasy per adulti, gli young adult, gli horror, i thriller, gialli, tutti questi generi, tutti quanti letterari. Il genere che non mi piace, che mi sta qua, è il libro classico, proprio non lo sopporto. Il mio libro preferito in assoluto, probabilmente la saga di Harry Potter, Hunger Games, Percy Jackson, che fanno parte anche della mia infanzia. Adesso invece, probabilmente la saga di Nevernight, trilogia in realtà di Nevernight, anche Eragon fa parte della mia infanzia, adolescenza, ce ne sono tantissimi, in realtà però principalmente questi penso che rimarranno indelebili nel mio cuoricino. Sono appassionata anche di Funko Pop, ne ho pochi, però mi piacerebbe avere tipo una cosa pienissima di Funko Pop, adoro. E diciamo che ci sono tanti altri autori che mi piacciono, come Shirley Kerr, tantissimi in realtà, non ricordo neanche tutti in realtà in questo momento di quelli che avevo citato nei vecchi video. E mi piacciono tantissimo anche i film, e io adoro i film perché poi si sa, il libro è meglio del film, ma non sempre ci sono film migliori dei libri, tipo Dunkirk, a me è piaciuto più il film del libro. Mi piacciono tantissimo anche le serie TV, infatti io colleziono Funko Pop non solo i personaggi tratti da libri, ma anche quelli tratti da serie TV o da film anche. Perché la prima serie TV che io abbia mai visto è stata La Spada della Verità, cioè io adoravo La Spada della Verità, tratta dai libri di Terry Goodkind, che sto recuperando, giuro li recupererò un giorno tutti quanti, e da lì nasce la passione per le serie TV. Quindi diciamo che sono una serie TV addicted un po' più giovane rispetto alla book dipendente che è in me. Non lo so, questo discorso è stato un po' così, un po' frivolo, un po' senza una scaletta, anche se ho cercato di fare un discorso un po' sensato, diciamo, per farmi conoscere meglio, un po' così, all'acqua di rose, però comunque sto parlando da 11 minuti, vuol dire che ho parlato un po' troppo, no? Che dite? Comunque io mi auguro di
esservi simpatica, no? Ma anche se vi sono antipatica, ahimè, non si può piacere tutto, il mondo è bello perché è vario. Però se vi interessa questo progetto di A Book Shadow, adesso è diventato così, vi invito a iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e fammi sapere nei commenti, magari se, non so, cosa volete sapere un po' più di me. Però comunque vi ricordo che su descrizione c'è la playlist di tutti i video che ho fatto sui miei preferiti, quindi potete andare a vedere chi sono i miei attori preferiti, i film preferiti, i libri preferiti, attori preferiti, tutto potete trovare, veramente tutto tutto tutto. Poi se volete potete recuperare anche gli altri due video di presentazione che avevo fatto, quello di 2 anni fa, anzi tre, quasi 3 anni fa, e quello di 2 anni fa praticamente, anche se 3 anni e 2 anni non sono ancora passati, così almeno qualcos'altro, se proprio siete curiosi di saperlo. Altrimenti potete vedere anche altre recensioni che ho fatto, così almeno potete sapere cosa penso di un determinato libro, se mi è piaciuto oppure no, non lo so. Fate un po' una ricerca sul mio canale se siete interessati. Ovviamente io non vorrei risultare insistente, potete anche chiudere il video, andarvene senza neanche salutare, ognuno è libero di fare quello che vuole, soprattutto sul web. Però comunque, se siete interessati e vi piacerebbe seguire questo mio progetto, sarei ben contenta di accogliervi, insomma. E questo video è finito, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!